Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. La circolazione depressionaria, accompagnata da un'intensa attività temporalesca ed eventi freschi settentrionali, raggiungerà il sud Italia, apportando un severo peggioramento delle condizioni del tempo con rovesci e temporale anche di forte intensità. Temperature in sensibile calo e massime al di sotto dei 30 gradi. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 26 luglio. Cielo molto nuvoloso sin dal mattino, con possibile sviluppo di rovesci e temporali in spostamento dai settori settentrionali a quelli centrali della nostra regione. In Basilicata, rovesci e temporali estesi, soprattutto sul Potentino. Dal pomeriggio, estensione dei fenomeni ai settori costieri e peninsulari della Puglia, con temporali anche di moderata o forte intensità. In serata continuerà l'instabilità con fenomeni che potrebbero insistere sulle zone interne, ad eccezione del Salento. Attenzione ai fenomeni molto intensi e violenti come grandinate anche di grosse dimensioni e forti colpi di vento. Per quanto riguarda le temperature, è in sensibile calo sia nei valori massimi che in quelli minimi. Valori massimi al di sotto dei 30 gradi ovunque. Venti moderati dai quadranti settentrionali, mari molto mossi. E ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gianluca Colelli, che ci delizia con questa meravigliosa alba all'Isola dei Conigli, a Porto Cesareo, nel Salento. Posti che nulla hanno da invidiare alle Maldive. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.